Un saluto a Luca Masetti e ben ritrovati con Viola Rewind, la rubrica settimanale di Fiorentina1.com. Tra pochi giorni la Fiorentina inizierà il ritiro di Moena e Corvino sta lavorando duramente per regalare i primi colpi di mercato a Paolo Sosa. Sono 26 giocatori convocati dall'allenatore portoghese, compreso il neacquisto Dragowski, ma nei primi giorni di ritiro saranno sicuramente meno, circa 20, per garantire un minimo di riposo ai giocatori impegnati nelle competizioni internazionali, svolte quest'estate, come l'Europeo francese e la Coppa America. Paolo Sosa valuterà bene anche i giovani e deciderà se tenerli a disposizione per la stagione che verrà oppure mandarli in prestito in squadre minori, con l'obiettivo di maturare e fare esperienza. Sosa inizierà a lavorare ovviamente tenendo d'occhio il mercato. Dopo l'ufficialità di Dragowski si attende quella di Dix, ma i colpi gigliati non si fermeranno qui. Sembrano destinati a vestire la maglia viola anche lo slovacco Ondrej Duda del Legia Varsavia e Jean-Christophe Bajebek del PSG. Tutti profili simili, giovani talentuosi anche se poco conosciuti, che potrebbero esplodere a Firenze, o almeno così sperano dirigenze e tifosi. 19 anni il portiere polacco, 20 il terzino olandese, 24 il trequartista slovacco, coetaneo di Bernardeschi, e 23 per l'attaccante francese. Riparte la linea verde dunque Pantalea Corvino, come ci si poteva aspettare. La Fiorentina, sotto questo profilo, scarseggiava ed erano necessari volti nuovi per creare investimenti tecnici ma anche economici, perché una società che adotta il regime dell'autofinanziamento ha bisogno di realizzare plusvalenze importanti. Proprio per questo motivo si sta aspettando molto per quanto riguarda i giovani italiani, a parità di condizioni molto più costosi sia come cartellino che come ingaggio. L'italianizzazione della Fiorentina sarà graduale e probabilmente si dovrà aspettare la fine del mercato per sentire qualche nome più familiare. Si tratta di una logica societaria che non farà impazzire i tifosi, ma che risulta indispensabile per proseguire nel rispetto delle norme del fair play finanziario e della FIGC, cercando di crescere anche da un punto di vista sportivo. L'unica certezza è che per rimanere competitivi già quest'anno non potranno bastare i giovani talenti. Serviranno anche elementi già pronti, specialmente in difesa a centrocampo, dove si sente maggiormente il bisogno di rinforzi. Corvino lo sa bene e aspetta il momento giusto per piazzare colpi, stando attento agli equilibri di bilancio della società, sperando di vendere il prima possibile gli esuberi per dare poi sfoggio delle proprie conoscenze calcistiche per il presente e il futuro della Fiorentina. Per questa puntata è tutto, un saluto da Luca Masetti e appuntamento a settimana prossima per un nuovo episodio di Viola Rewind.